Ciao a tutti ragazzi e bentornati, io sono Eltore e siamo nel canale dei player sul tubo e oggi siamo su Android perché mi avete, o meglio una ragazza credo sia, sì, forse, comunque mi ha commentato dicendo di provare a portare PewDiePie Tuber Simulator, credo sì, rappresenterebbe il simulatore di YouTube secondo YouTube PewDiePie, non ne ho idea, e comunque... Non lo so, proviamo e vediamo un po' com'è questo gioco, se effettivamente è più o meno come YouTuber Simulator, che tra l'altro l'ho portato, vi lascerò in descrizione il link o comunque nelle schede qui da qualche parte e vi lascerò il link al video. Se il video vi è piaciuto, quello precedente, fatemelo sapere e ovviamente che porterò magari un seguito, perché ho scoperto, ho saputo che c'è anche YouTuber Simulator per Android, quindi... YouTuber Life, là, come cazzo si chiama, vabbè, quello che è. Vorrei portarlo e vedere un po' se è uguale o più o meno a quello del computer. Comunque, andiamo avanti e vediamo un po' com'è questo gioco. PewDiePie YouTuber Simulator, dai. Ok, è cominciato, quindi. Ehi, bella raga, il mio nome è PewDiePie. Benvenuto a PewDiePie Tuber Simulator. Giriamo un video, perfetto. Prima di tutto ti serve una videocamera, va bene, ok. Quindi dobbiamo cliccare qui, perfetto. Questo è il negozio, qui puoi acquistare roba forte per la tua stanza. E beh, tutto qua, va bene, ok. Vediamo cosa ci dice di comprare. Allora, oggetti, sezione con oggetti convenienti, che ti mostra quello che è disponibile in base alla visualizzazione che hai ottenuto finora. Perfetto, quindi più avanti andiamo con le visualizzazioni, più ci sblocca delle cose. Ok, quindi clicchiamo qua. E vabbè, mica grazie, ho cominciato ora. E quindi che devo fare? Vabbè, in ogni caso prendi questa videocamera, offro io questa volta, fratello. Se hai, ho tutti questi soldi. Sai, ho tutti questi soldi guadagnati come youtuber. Grazie al cazzo, 50 milioni di iscritti. Vorrei vedere. LOL. Puoi posizionarlo quasi ovunque, proprio come nella vita reale. È arrivato il momento di prendere decisioni difficili, fratello. E mo dove la metto? La metto qua. Dobbiamo inquadrare a lui, giusto? Sì. Perché c'ho i capelli rossi? Va bene che i miei capelli non è che siano il top, però. Dico. Vabbè. Ok, mettiamola qua e va bene. Davvero lì? Beh, sei tu il capo. Oh, ho deciso io di metterla. Mi piace là, perché? Che hai qualche problema? Non l'ho capito. Ora finalmente per davvero giriamo un video. Perfetto, cominciamo il primo video. Gira video, ok. Gira video in che senso, così? Che battuta squadra. Qui puoi decidere che tipo di video fico vuoi girare. Avrai sempre tre idee tra cui scegliere. Ah ok, perfetto. Per ora puoi solo pubblicare un video per volta, ma se sei intelligente come me, forse potrai trovare una soluzione a questo problema più avanti nel gioco. No, probabilmente non lo troverai. Che vuoi dire? PewDiePie, hai qualche problema? Assicurati di controllare cosa è più popolare con l'adorabile indicatore di tendenza. Amico, sarebbe utile averne uno nella vita reale. Beh, effettivamente. Seleziona una, che carino. Una delle tre idee di video e guarda come avviene la magia. Quindi... Non ci fa vedere la tendenza, va bene, ok. Sexy, sexy, vabbè, dai, scegliamo questa di qua e va bene, mettiamo questo. Animazione, visualizzazione, ah, fa tutto da solo, quindi non c'è manco il bisogno di montare come in YouTuber Life, perfetto. Anche se, sono un botto di visualizzazioni per il tuo primo video, complimenti, che faccia di merda. Ma quanti video, ah, 27, dai, meglio del mio primo video, ne ho fatti 23, credo. Che poi tra l'altro era il video di presentazione del canale, però vabbè, questi sono dettagli. Niente, però non è quello che guadagno io. Vabbè, grazie, minchia che sei sborone però, eh. Allora, non dimenticare di riscattare il video per ottenere subscribers. Ma... riscatta. Ok, abbiamo ricevuto 2 iscritti. Ora, perché non ti rechi al negozio per vedere cosa puoi acquistare? Perfetto, wow, sei poverissimo, minchia, dai. Proprio sei... Sembra proprio che tu possa permetterti solo questa scatola di cartone. Ma, ehi, bisogna cominciare da qualche parte. Effettivamente, raga. Già non è che... Si comincia sempre con niente, ricordatevelo. Dove metterai la tua nuova amica? In che senso? Ah, la scatola, ok. Mettiamola qua. Sarà parte integrante del nostro video, com'è? Niente.
Vuoi davvero spendere 20 visualizzazioni per acquistare questo oggetto? Ora d'arrivo prevista 30 secondi. Mini che velocità, raga. Però molto più lento di YouTuber Life. Lì, tatta, e arrivano subito i pacchi. Cioè, capito? Stiamo scherzando. Frena, che cosa? Perché? Pausa. Perché? Perché? Mi stai dicendo che devo aspettare ancora un paio di secondi? Javlar va fan. Che significa? È ridicolo, ci vuole troppo tempo, ma c'è un altro modo. Vuoi che mi spenda i veri soldi, amico bello? No. Puoi rendere l'espedizione più veloce usando i perdoni. In pratica è una valuta di internet. Apri il menu spedizione, ok. Quindi io guadagno pure i perdoni e dovrei pagare di più per velocizzare per 30 secondi, ma non ne vale la pena. In questo menu puoi potenziare la tua velocità di spedizione o semplicemente usare perdoni per spedire istantaneamente se sei ricco come me. Ok. Raga, più di io qua non sono ricco, sono poveraccio, guarda, c'ho un perdone solo. Cioè, non è che... Bob. Completa. Va bene. Vuoi velocizzare questa spedizione? No, io non la voglio velocizzare, non voglio spendere l'unico perdone che ho. Vabbè, dai, vabbè. È arrivata una nuova spedizione, perfetto. Tocca la scatola, vediamo cosa c'è. E l'ho capito. Oh, ok, mica. Cioè, scusami, io devo comprare una scatola? Perché? Ho comprato una scatola. Ma che senso ha? Vabbè. Ma il mio nome non lo posso cambiare? Per ora puoi solo spedire un oggetto per volta. Forse potrà aggiornare anche questa funzione in futuro. Capisci a me? No. Non so perché ho ammiccato. C'è davvero un modo, usa i tuoi... aspetta. C'è davvero un modo, usa i tuoi cerebroidi. Cioè? Se l'oggetto arriva quando sei in bagno o qualcosa del genere, non preoccuparti. Sarà qui ad aspettarti quando tornerai sul gioco. Ah, ok. Ora è arrivato il momento di girare dei fantastici video tutto da solo. Probabilmente non saranno meravigliosi come i miei, ma buona fortuna. Stai in campana, fratello. Però sei uno sborone, più di poi, fatelo dire, non ti offendere. Va bene 50 milioni, ok, però dico, sto cazzo. Sta scatola, quindi io, ho comprato una scatola. Perché? Sto usando una scatola, uno scatolone grande come scrivania. Vabbè, sempre meglio di quello che io, però vabbè. Ok. Quindi che cosa dobbiamo fare? Potenziamento per 2. Possiamo potenziare un potere? Cosa potenziamo? Vuoi usare potenziamento per fare indossare a Edgar dei costumi che odia mentre guardi una pubblicità e potenzi le tue visualizzazioni per un po' di tempo. Visualizzazioni per un po' di tempo? Va bene, ok, dai. Facciamolo e... quindi 100 tipi, 100 modi di... Allora, facciamo una cosa. Sigarette, selezioni sigarette per... rane, credo. Va bene, facciamo questo e... ok. 59 minuti. In che senso? Aspetta, non ho capito. Ah, ok, sta facendo tutto da solo. 40 secondi, dobbiamo aspettare 40 secondi che... faccia questo video, pubblichi questo video. Intanto siamo saliti a 28-30, abbiamo fatto più visualizzazioni rispetto a quelle precedenti. Vediamo quanto saranno alla fine del caricamento qua. Sembra carino comunque come gioco, tutto sommato non è male, anche se è completamente differente rispetto a YouTuber Life. Giustamente YouTuber Life è di un'altra pasta, di un'altra casa produttrice, suppongo, non lo so. Anche perché comunque più studiato per computer. Anche se l'hanno portato anche su Android, come dicevo poco fa. E voglio portarlo, voglio farci un video su YouTuber Life. Ok, abbiamo fatto 11 iscritti. Quindi siamo saliti a 14 in teoria, no? 13, ok, eravamo a 11. Quanti ne avevamo? Vabbè, ok. Allora, io a sto punto direi, giriamo un altro video. Vediamo un po' se c'è... no, non c'è. Dream Mouse. Questo che cos'è? Ricevi un potenziamento del 10% meno da 50% subscribe. Ok. Quindi facciamo questo. Dream Mouse, la casa dei sogni, anche se non ha senso, però vabbè. Facciamolo e poi non possiamo tornare indietro da qualche parte. Sei pronto? Sei caldo? Si naviga su internet. Ok. Ok, che brutto. Ok, è impossibile fare una rima con quella parola. Helvete. Ad ogni modo qui è un casino di roba da social. Che puoi fare? Ti spiegherò di più in ogni sezione. Devi creare un account per accedere al contenuto. Perciò dovresti iniziare da quello. Ricorda solo di non leggere l'accordo di licenza, specialmente la parte in cui abbiamo tutte le autorizzazioni dei tuoi social media. Ti consiglio di saltarla completamente. Ah, ok. Quindi che cosa mi fai fare? Mi fai firmare un contratto? Cioè, non lo so.
Questi non mi convinci, più di... Allora, grazie, non denunciarmi, per favore. Voglio tenermi stretti i miei perdoni, grazie. Liberatore, non denunciare più, più di Pai. Ok, lui secondo me ci vuole fregare i soldi. Intanto stiamo salendo un botto di visualizzazioni, ragazzi. Siamo a 239, 240. Molte più di quanto ne abbiamo fatte in precedenza. E molte più di quanto ne ho fatte io nella vita reale. Ok, possiamo impostare il nome del canale. E noi lo chiamiamo semplicemente. Ma vabbè, forse... non lo so. Tutto attaccato? Cioè, non mi fa scrivere il nome a tutto attaccato, ma dice vero. Va bene, dai, play sul tubo tutto attaccato, chi se ne frega. Vuoi collegare un servizio? Vabbè, no, al momento no. Sono offline. Che è successo? Si è ricaricato il gioco, raga, non so perché, però vabbè. Dettagli. Ok, allora, eravamo qua. Abbiamo riscattato altri 13, passiamo a 26 iscritti. E direi, a questo punto, questo di qua non me lo fa... Non so che cosa sia, però vabbè. E vediamo. Le missioni epiche. Allora, diciamo che siamo già a un quarto d'ora di video, quindi per oggi... Cioè, per ora possiamo concludere quel video. Poi vediamo, vedremo qua questa cosa delle missioni epiche. Non so che cosa sia. Poi vabbè, c'è anche quest'altro. Vedrai qualcuna di quelle. Abbiamo alcune fantasie, missioni epiche in arrivo. Perciò chissene. Ok, non ti ho capito. PewDiePie, magari ti leggerò poi durante il video. Però vabbè. Poi dovremmo avere anche questa sezione. Che non so, dovresti davvero mostrare la tua stanza a tutto il mondo. Premendo il pulsante pubblica la mia stanza. Ah, ok, quindi in teoria interagisce anche con i social realmente, non solo in gioco, quindi non lo so, cioè, credo. Tra l'altro lì ci sono anche le icone di Abbo, cioè i pupini lì di Abbo, però vabbè. Non hai nessun amico, vero? Che tristezza. Io sono un forever alone, dai. Non preoccuparti di fare dei cambi una volta che è stata pubblicata. Puoi pubblicare la tua stanza tutte le volte che vuoi durante l'evento. In questo momento farei una battuta, ma non sono in vena, sono stanco, perciò... Vaffanculo. Le parolacce sono sempre divertenti, vero? Sì. Mi spiace. Ok. Va bene ragazzi, per questo video è tutto, mi raccomando lasciate un mi piace, se il video vi è piaciuto commentatelo, condividetelo e fatemelo sapere soprattutto nei commenti, perché mi interessa sapere anche un vostro parere, una vostra opinione, e niente, fatelo sapere ai vostri amici, condividetelo, ci vediamo alla prossima, ciao!